Ciao a tutti, ben ritornati. Allora, intanto un caro saluto da Pordenone. Dovevo andare a Catania, ma le condizioni sono cambiate, quindi adesso sono a Pordenone. Piove, ma tanto questo lo sapete tutti perché sta piovendo dappertutto. E va bene, quando niente, quando troppo, tanto sono sempre così. Allora, siamo arrivati al momento in cui YouTube mi dice: bravo, hai raggiunto un tuo primo risultato. E da qui vorrei fare subito una cosa. Cioè, sono contento perché grazie a tutti voi, insomma, che vi siete iscritti, che avete fatto ore di visualizzazione, siamo arrivati, insomma, a questo piccolo traguardo, il primo, insomma, che YouTube mi dà la possibilità di fare. E allora volevo farvelo vedere anche a voi, dato che non ho ancora cliccato, quindi giusto per vedere che cosa succede, ma questo è di poco conto. Vabbè, dice guadagna con YouTube, ci sono, vabbè, c'è il super grazie, che è quello ok, gli abbonamenti non lo metto perché tanto non faccio cose speciali, cose da sapere, guadagnare sugli annunci, ma quelli tanto ancora non li posso fare. E va bene, ti dice, boh, annunci, beh, cosa mi dice? Niente, che c'ho il super grazie e gli abbonamenti. C'è anche lo shopping? Crea esperienze di shopping? Permetti agli spettatori di scoprire e acquistare facilmente prodotti mentre guardano i tuoi contenuti. Va bene, adesso non ho niente da vendervi, quindi mi spiace, non comprate niente. E vabbè, siamo arrivati, vedete, da 3.013 ore, quindi abbiamo superato le 3.000 ore che servono qua. 570 iscritti, devo arrivare a 1.000 in più 4.000 ore. Allora, cosa c'è da dire su questo? Se torno anche sulla dashboard, vabbè, questo dopo lo guarderò. Allora, intanto che ve lo faccio vedere da qui di qua, è una cosa di cui avevo già parlato. Adesso qui siamo di nuovo a un inizio. Adesso qui ho intanto un altro zero. Riparto di nuovo da un altro zero perché ho entrate stimate che sono e niente, quindi c'è avuto il tempo per arrivare a un certo numero di iscritti, il tempo per arrivare a un certo numero di ore, e adesso di nuovo da zero si riparte con le entrate, quindi è sempre una rincorsa allo zero, zero, si riparte sempre da zero. Probabilmente anche quando arriverò a 1.000, ho fatto, beh, adesso sono arrivato a 1.000, di nuovo si riparte per arrivare ai 10.000, 100.000, insomma, quello che sarà, ma adesso non che punto a certi numeri. Però c'è sempre questa cosa di questi numerini che devono crescere, insomma, che causano sempre un po' di così. Non so, non mi danno soddisfazione, ecco. Cioè, sono contentissimo dei miei numeri, però queste cose che loro ti introducono, un altro zero, un altro su, un altro cosa da raggiungere, insomma, forse non riesco ad apprezzare, non essere galvanizzato da queste cose. Per esempio, questo è un discorso. Comunque, grazie a tutti per avermi dato la possibilità di raggiungere questo traguardo. Ora cambiamo settore. Recrowd, siamo passati a oltre il 31 ottobre, oggi è il 2 novembre, e qui non è arrivato nulla. Quindi Recrowd, insomma, o meglio, gli investimenti che ho fatto su Recrowd sono ancora lì che mi fanno soffrire. E questo è l'inizio del discorso che voglio fare per questo video. Perché che cosa succede con tipo Recrowd? C'è quel problema della facilità, nel senso che tu puoi anche guardare i progetti e le varie menate che ti possono mettere nel contratto, ma tanto, cioè, non è che puoi fare più di tanto, nel senso leggi, dici c'è questa azienda che propone questa cosa, ti dà questo interesse, cosa fai? Cioè, va bene, cosa devi dire? Inizia a fare le misure camerali alle aziende, inizia a fare tutti i giri così, vai in, non lo so, tipo in Lombardia a vedere il cantiere, se c'è, se non c'è, cioè non lo fai, quindi sei un po', come dire, non hai nessun controllo su quello che succede all'interno di queste operazioni. Quindi prendi, metti i soldi lì, fai
Fai così, una mano sugli occhi, una mano sul cuore e speri che tutto vada nel verso giusto. Quindi in realtà diventi, cioè in questo momento io sono una parte estremamente non attiva nell'investimento che sto facendo. E questo, insomma, non mi piace tanto, nel senso che mi dà un senso di, non dico di impotenza, però di no, impotenza, cioè tu in realtà non puoi fare niente, perché dal momento che hai messo i soldi lì, l'unica cosa che hai fatto è scegliere di poterli mettere, e quindi niente, adesso io sto sperando semplicemente che questi soldi mi vengano restituiti con l'interesse pattuito, ok? Quindi non ho nessun potere, insomma, su questo. La stessa cosa mi sta capitando anche con il discorso delle azioni, cioè, prima già anche con Smartica, nel senso che metti i soldi, li dai a qualcuno, anche se tu non sai chi è, non sai come viene gestita la cosa, metti qualche parametro, però non hai idea in realtà di che cosa succede, quindi non hai nessuna attività vera, non, semplicemente, cioè in questo momento io quello che sto facendo è quello di raccogliere dei soldi e metterli da qualche parte. E va bene, si stanno facendo dei video dove faccio vedere quello che faccio e dei risultati che sto ottenendo. Bene, la parte quella, diciamo, che più dà soddisfazione è quando opero in borsa, nel senso che io compro, vendo delle azioni su delle aziende, e allora lì ho dei guadagni che faccio io attivamente, quindi sono io che scelgo di entrare, sono io che scelgo quando uscire, se aumentare il capitale, cioè, se io voglio in questo momento posso chiudere tutto, le posizioni in perdita le chiudo tutte, no? E quindi ho scelta di fare sta cosa, mentre invece nelle altre cose no. Nello stesso tempo, in borsa comunque non mi sto comportando anche in questa maniera attiva, perché inizialmente con dei soldi presi, nel senso messi in borsa, insomma, comprando le azioni, quelle che avete visto nei vari i miei investimenti, no? Quindi la serie di video che faccio per i miei investimenti mensili, ci sono delle aziende che io ho comprato e sono sempre lì, ma non perché stanno crescendo, semplicemente perché non stanno guadagnando, quindi le tengo lì, eventualmente prenderò dei dividendi in attesa di tempi migliori, però in ogni caso anche lì non mi sto comportando come vorrei, perché io vorrei essere molto più attivo nella scelta dell'investimento, quindi l'entrata, l'uscita, e non attendere se per sbaglio quella scende o aumenta, cioè, quindi riuscire a ponderare meglio i miei investimenti. Premesso che un po' di soldi, tipo ho comprato l'oro, quello fisicamente l'ho comprato, ce l'ho, no? Adesso il prezzo dell'oro è aumentato rispetto a quando l'ho comprato io, quindi ci ho guadagnato, no? Ma non è che ci ho guadagnato, adesso se lo vado a vendere probabilmente qualcosa in più mi rimane, invece me lo tengo, rimane lì, no? Anche lì è una scelta più difficile perché diventa fisica, quindi ho un bene che lo devo comprare, poi mi devo spostare, andare a rivendere, trovare chi me lo compra, mentre invece qui si parla tutto di gran click. Ok, quindi che cosa è successo? Anche se andiamo a vedere, qui siamo su Borsa Italiana, per esempio. Andiamo a vedere il FTSE MIB, adesso è risalito, è ritornato a 28.400 punti, no? Abbiamo avuto la nostra discesa molto importante, che siamo ritornati anche sotto i 27.000. Adesso qui non so perché mi ritorna, sì, eccoci qua, 27.200 punti, che questa discesa mi ha fatto calare brutalmente, perché chiaramente quando i soldi uno li perde, poi è sempre un po' più esagerato rispetto a che quando li guadagna, probabilmente, però mi ha fatto calare il valore totale del reparto azionario, compreso anche i share, che comunque è sempre sull'azionario, in generale su quello che ho. E lì cosa succede? Che io sono entrato tempo addietro in delle aziende. Adesso sta calando perché il mercato è così, non è che è una cosa strana, però io non sto attivamente facendo nulla in realtà, sto facendo il cosiddetto cassettista. Prendo, butto tutto lì dentro e un giorno aprirò il cassetto, toglierò un po' di ragnatele, magari viene fuori qualcosa di buono. Questa cosa,
mi sta iniziando un po' a pesare, nel senso che adesso va bene, è un momento brutto e tutto quanto, però dico in generale, non sono per niente artefice di quelli che sono i miei guadagni, quindi vorrei migliorare un po' questa cosa. Per fare questo, ho comprato adesso un corso, ho deciso insomma di migliorare la mia situazione in borsa, o meglio, i guadagni già che sto facendo, quindi il fatto che entro, faccio qualche operazioncina, riesco a guadagnare qualcosa, sono entrato anche sui future, non è che mi sono improvvisato, io ho già fatto un corso tempo addietro che mi era servito parecchio. Per capire un po' come funziona il mondo delle dinamiche insomma della borsa, però vorrei fare un passo più avanti, nel senso che vorrei essere molto più attivo, anche perché col corso precedente ho fatto quelle cose che fanno spesso tutti, cioè inizi, fai il corso, lo finisci e poi non sei persistente nel mandare avanti le conoscenze che hai acquisito. E di questo quindi prenderò dopo il gatto a nove code, mi fustigherò così per il mio assenteismo dalle attività. Ecco. Quindi ho deciso di prendere un nuovo corso, sempre in linea con quello con cui facevo prima, semplicemente un po' più avanzato per darmi qualche strumento in più, sempre nel settore, non ci sono i CFD, cioè si può usare anche per quello, però io penso sempre all'azionario e ai future, questo è un po' sempre il settore, quindi non mi voglio scostare da quello. E ho deciso di prendere questo corso sostanzialmente per due motivi. Il primo, vabbè, è quello che vi ho già detto, che non sono artefice attivo di praticamente quasi nessuno dei miei guadagni, e questo mi scoccia, perché se per caso un'azienda chiude, un'altra va a ramengo, l'altra mi toglie, cioè non ti dà più i guadagni di prima, cioè, semplicemente non ci puoi fare niente, sei completamente fuori, non ci puoi fare niente, e volevo intanto iniziare, se possibile, a limitare questa cosa qui, quindi poter essere più attivo consapevolmente negli investimenti da fare nell'azionario e nei future, comunque nei mercati regolamentati, ecco, mettiamola così. Quindi che cosa faccio? Cosa ho già fatto, anzi, ho comprato il corso sul volume profile, ho preso sul volume profile e non sul book, semplicemente perché adesso, dopo ve lo spiego anche sul programma che utilizzerò per poter operare in borsa, perché quello del book era, secondo me, ancora è un po' troppo avanzato, più difficile da utilizzare. Quindi preferirei prima prendere esperienza sul grafico con il discorso dei volumi, dell'order flow, quindi quanti contratti vengono scambiati in determinati livelli, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di fare il corso sul volume profile di Paolo Serafini, che è lo stesso corso che ho fatto, non è lo stesso, è sempre. Lo stesso trader con cui ho iniziato inizialmente a fare delle operazioni in borsa, con cui mi sono trovato bene, ha un modo di spiegare abbastanza complesso, nel senso che a primo acchito purtroppo perché lui si vede che è una persona molto, molto intelligente, quindi vuole dire più cose di quelle che pensa, cioè vuol dire le cose come le pensa, solo che il suo pensiero è molto veloce, il parlato è più lento e quindi è un po' difficile stargli dietro. Infatti è per quello che ho preso il videocorso anziché il corso in sala, anche se non sono sicuro che adesso ci sia anche il corso in sala, comunque mi interessava il videocorso per poterlo riguardare più e più volte, perché avevo fatto il corso in sala, quindi abbiamo operato in borsa, abbiamo visto come opera lui, e cioè, lui è fortissimo da questo punto di vista, quindi e adesso è un po' di tempo insomma, che sta dietro anche a spiegare alle persone come operare. Con quello che mi hai insegnato prima, in ogni caso, io mi stavo trovando bene perché effettivamente mi stava funzionando piuttosto bene. Sull'azionario è molto più difficile da utilizzare perché l'azionario, per sua natura, è più leggero, diciamo, cioè, sono meno contratti su un'azienda piuttosto che su un future. Se prendete un'azienda tedesca piuttosto che il DAX, per dire che sarebbe l'indice tedesco, cioè una quantità di volumi molto, molto differente, quanto è pieno il book. Vabbè, adesso lasciando stare i tecnicismi. E quindi niente, ho deciso di fare questo acquisto. Sono corsi comunque parecchio costosi, perché insomma hanno delle cifre. Tra l'altro, i prezzi rispetto a quando l'ho fatto io sono aumentati parecchio, però
però siccome sono stato un vecchio corsista, mi hanno fatto uno sconto di circa il 25% e quindi insomma l'ho sfruttato e va bene. Per farvi vedere, questo non è un consiglio per gli acquisti, semplicemente vi sto facendo vedere quello che mi sto accingendo a fare, no? Nel bene e nel male, quindi potrei anche fallire miseramente, però insomma questo qui è un po' l'intento che mi sono dato da qui in avanti per riuscire più o meno, insomma, se fosse possibile, arrivare a fine 2024 con, insomma, la possibilità di poter essere, tra virgolette, autonomo e riuscire effettivamente a guadagnare, non dico lo stipendio, ma insomma fare un aumento, insomma, di quello che prendo tramite gli investimenti nei mercati regolamentati. Vabbè, così qui lui c'ha il sito schienato a borsa, c'ha diverse cose, questo qui è uno di quelli che ho fatto io, il trading di primo livello, e adesso c'è un sacco di... una volta non aveva tutta questa roba, adesso ne ha un sacco, e ho preso questo qui, il corso sul volume profile. Ci sono un bidone di video, ce ne sono veramente tantissimi, non so quante ore dura. Adesso la prima guardata gliel'ho già data, sto iniziando la seconda, la terza, insomma adesso poi sto scegliendo anche i video, quelli che mi interessano di più, e quindi questo è un po' il discorso del corso. E vabbè. E questo è per quanto riguarda chi ho scelto. Ah, tra l'altro tipo vedete qui il manuale del trader idiota, questo qui ce l'ho, mette 250 euro, ma in realtà poi se sei un corsista... Cosa è successo? Se sei un corsista, alla fine te lo dà gratis, in sostanza. Per quanto riguarda invece l'applicazione che userò per operare in borsa, non sarà quella di Fineco, perché Fineco non propone volumi ed era la cosa che mi interessava di più. In più c'è anche, adesso iniziando, diciamo, la necessità di voler operare di più, Fineco comunque c'è il vincolo del costo e quindi devo riuscire un attimo ad abbattere anche quello, soprattutto perché all'inizio non sarò profittevole. Io so già che all'inizio perderò dei soldi operando in borsa e quindi volevo, insomma, non fare dei gran cambi, volevo utilizzare un sistema, non dico chiudermi su quello, ma specializzarmi su uno e boh. E non volevo usare quello di Fineco perché effettivamente su alcune cose è molto molto costoso e i livelli per passare alle cifre un po' più sensate sono molto molto alti. Tanto io non penso di fare 3.000 euro, 1.500 euro di transazioni, nel senso che ogni volta che entri e esci pagare la commissione, che tanto quella devi sempre pagarla. Cioè, no, sicuramente farò molto meno e quindi ho bisogno di un qualcosa che mi costi anche di meno. È vero che Fineco ti dà i dati, ti dà il book, ti dà tutta una serie di cose che sono tutti servizi che se li vai a prendere in giro ti costano molto di più di quello che costa l'applicazione Fineco, perché fai tre eseguiti, non ti costa più niente e hai il book, hai i dati, hai tutto. Mentre invece nei mercati regolamentati queste cose le paghi sempre, dappertutto. E comunque niente, l'applicazione che voglio utilizzare è Pro Realtime. Sono arrivate alla versione 12, utilizzo la Pro Realtime perché io utilizzo Linux e quindi, guarda caso, adesso ha introdotto il volume profile, che è quello che mi serve. Ha introdotto l'order flow, che adesso vedrò un attimo come potrò utilizzarlo, perché tra un po' mi daranno una demo gratuita di 2 settimane che inizierò a metterci un po' le mani. E in più dopo c'è il fatto che si può programmare, quindi si possono fare delle cose che vedrò se riuscirò, se mi servirà più che altro, perché se non mi serve non lo faccio e non è che ho bisogno di perdere tempo anche su quello. Prima dovrei imparare a non perdere esageratamente tanto in borsa. Successivamente adesso prenderò l'applicazione che costa tipo 24 euro più IVA al mese e ti danno già dei dati, quelli sull'azionario, italiano, tedesco, americano, insomma te ne danno diversi. E lì posso utilizzare l'order flow per fare tutta una serie di prove. In più ti danno la possibilità di fare paper trading, quindi posso effettivamente entrare al mercato senza spendere, diciamo, senza perdere dei soldi lì veramente, spendo, diciamo, questa cifra, questo abbonamento mensile.
considerando che non ho molti altri abbonamenti, tipo Netflix non ce l'ho, non ho, cioè, queste cose qui non le ho, insomma, li spendo lì in abbonamenti. Poi successivamente, quando riterrò di essere sufficientemente arrivato a un livello sufficientemente buono per poter mantenere insomma, il capitale, quindi non dilaniarlo, magari facendolo crescere anche poco per volta, passerò al conto reale. Il conto reale sarà su o Interactive Broker o Saxo Bank, perché queste qui sono le due banche con cui hanno affiliazione con Pro Realtime, quindi non è che lo posso collegare tipo al conto di Fineco. Lì ci sono delle commissioni che però diventano già quelli più vantaggiosi dopo 15 eseguiti. 15 eseguiti vuol dire che sono praticamente 8 operazioni, perché quando entri e esci ne fai due, paghi due volte, questo con tutti gli operatori, cioè paghi al momento dell'introduzione al mercato e paghi quando esci dal mercato. Di conseguenza, fare 8 operazioni in un mese ti permette già di avere lo status di vantaggio per pagare meno le commissioni più basse. Interactive Broker costa meno, obiettivamente, però Saxo Bank è una banca europea. Pro Realtime è un'applicazione, è un software francese, non è, insomma, non, qui non c'è niente di americano in sostanza, perché anche il mio sistema operativo è di origine italiana, quindi sto utilizzando Elementary OS, che adesso, beh, chiaramente dopo poi si espandono, però è un progetto italiano che sta funzionando. Quindi anche qui in questa mentalità mia malata, che lo so che non mi dà nessun vantaggio pensarla così, però io purtroppo ho il cuore che mi punta a far così e quindi cerco di seguire questo aspetto. Quindi avrei l'applicazione, cioè il sistema operativo che parte dall'Italia, l'applicazione che arriva, che è francese, e eventualmente Saxo Bank, che non mi ricordo, ma è del nord Europa, forse danese, può essere, boh, non mi ricordo. E per avere, diciamo, un pacchetto chiuso su quello. I mercati probabilmente saranno comunque quelli americani, ma questo non per piacere mio, perché io utilizzerei il FuzzyMib senza nessun problema, per i problemi di orario, perché comunque si lavora e quindi il momento in cui si ha la libertà di poter guardare i mercati in maniera tranquilla, perché tanto non è che faccio l'operazione, guardo una volta al giorno per il giorno dopo, cioè si lavora in quel momento lì. Quindi è un trading in giornata, quindi si entra e si esce in giornata, poi dopo quanto veloce dipende, e quindi insomma c'è bisogno di stare lì, e bisogna stare lì quando il mercato è aperto, non quando è in chiusura, che i volumi, cioè, che non si muove più, bisogna avere un po' di mobilità, e di conseguenza sono per forza vincolato a prendere il mercato americano. Quello sudamericano magari me lo evito, anche perché i dati costano moltissimo, non so neanche se riesco a rimediarli. Quindi di notte per quello asiatico tanto mi addormento, quindi non ce la faccio, e di conseguenza sono vincolato a quello. Potrei provare anche con il DAX, l'indice tedesco, perché c'è la chiusura alle 10 di sera, quindi magari anche quello potrebbe essere preso in considerazione, ma non lo garantisco. Per far vedere un po' il discorso tipo delle commissioni, allora dicevo che la piattaforma, sì, vabbè, funziona. Ah, ecco, un'altra di quelle cose che non vi ho detto, che anche lì dici non c'entra niente, ma assolutamente niente. Però quando lo vedi, dopo entrano in testa quelle cose, che dici, ecco, vedi, quella lì è una cosa che devi fare. Vi faccio vedere questa cosa qui. Sì, adesso dove l'avevo buttato? Qui di qua. Vediamo un po' se si vede. Sì, ecco, vedete il numero? Allora, prima era 06 il prefisso, adesso è 0541. Probabilmente voi non lo sapete, ma 0541 è il prefisso di Rimini. E io sono di Rimini. Insomma, capite? Perché quando mai uno non utilizza il numero di telefono di Roma o Milano, e loro adesso hanno cambiato, hanno messo Rimini, e allora ha fatto, vabbè, andate a sentire, mi avete rotto. Va bene, mi avete convinto. Lasciando stare adesso le commissioni, quelle non c'entrano niente, cioè adesso vabbè ci saranno, ma quando ci saranno magari ne parleremo anche in quel momento lì.
Quindi questa qui sarà un po' la manovra che vorrei fare, quindi iniziare a operare proprio in maniera un po' più che, un pochettino, un po' più attiva su mercati regolamentati, quindi non utilizzerò i CFD. Sono piattaforme che non danno affiliazione, quindi anche lì non c'è problema, cioè, mi piace questa cosa, nel senso che o paghi e te la danno, o se no niente. Il fatto che posso operare con Linux, che non cambierà niente, però posso utilizzare dopo dei sistemi un pochettino più solidi, perché Windows purtroppo anche ultimamente al lavoro tanto lo uso e non è, vabbè, mi trovo meglio in quest'altro modo. E poi niente, penso che pian piano, quando inizierò a fare le operazioni, non so se una volta a settimana, una volta al mese, vediamo. Comunque farò un piccolo report per vedere cosa è venuto fuori con qualche operazione, dove ho sbagliato, se magari mi rendo conto di aver sbagliato, e sicuramente metterò anche quei video lì, che probabilmente interesseranno molto meno. Però per me è una cosa molto importante, perché se da lì si riesce effettivamente a guadagnare cifre sensate, comunque diventa, a parte che è assolutamente inerente con quello che è il mio canale, perché tanto parlo di quello che faccio come investimento, quindi anche se fosse un flop verrebbe comunque messo a nudo, e anche per qualcun altro che magari ha intenzione di operare in borsa, avere qualche riferimento di qualcuno che ci riesce o che fallisce, per vedere come riesce o fallisce, insomma, con qualche considerazione, come mi piacerebbe fare. Bene, questo è un po' il tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ah, giusto, e grazie per avermi aiutato a raggiungere questo primo traguardo. Grazie a tutti voi.